Ciao a tutti! Oggi nuovo video a tema cinema, perché voglio consigliarvi un film. E non è una novità, è uno dei miei film preferiti. L'avrò visto tantissime volte, però l'ho rivisto di recente e ho detto ma perché non ne ho mai parlato sul canale? È vero, non è un film noto al grande pubblico, non è una novità, però ho detto ma perché devo parlare solo di novità in uscita? Se ho qualcosa da consigliare lo consiglio, sperando che a voi possa interessare, ecco. Ma mi sentivo in dovere di farvi conoscere questa perla cinematografica che reputo veramente strabiliante. È un film in realtà molto noto nell'ambiente cinefilo, ma il fatto che non sia distribuito in Italia lo rende, diciamo, per il nostro paese un oggetto un po' misterioso. In realtà sulle reti televisive italiane è stato più volte trasmesso e lì l'ho visto da ragazzino, avrò avuto 12 anni quando ho visto questo film trasmesso su Rai 3 durante il programma Fuori Orario di Enrico Ghezzi, che di solito va a notte fonda nel weekend, e rimasi completamente sconvolto. Quindi vi dico, è vero, non è distribuito in italiano, ma si trova anche con i sottotitoli in italiano, basta saper cercare, citando Barbie Xanax, in modo malandrino. Oppure si può acquistare il DVD dell'edizione inglese se si mastica la lingua. Infatti io mi sono comprato poi il DVD, in realtà un'edizione double disc, quindi c'è sia il Blu-ray che il DVD all'interno, per la serie Masters of Cinema. Il film in questione è Cure di Kiyoshi Kurosawa. Kiyoshi Kurosawa, che nulla a che vedere col più celebre Akira Kurosawa, è uno dei massimi esponenti del cinema contemporaneo giapponese. Lui è noto principalmente per il genere horror, anche se la sua carriera ha dimostrato la sua capacità di giostrarsi perfettamente tra i generi, mantenendo comunque una forte coerenza. Il suo film più noto è Pulse, che io reputo un capolavoro del genere horror, che è stato vandalizzato dal remake americano Inguardabile, dove c'erano gli attori, erano tipo l'attrice di Veronica Mars, la serie TV, e il coprotagonista era uno di Lost, ma era veramente imbarazzante. Cioè, guardate la versione originale, ve prego. Cure, in realtà, per quanto l'aggettivo più calzante per descriverlo sia agghiacciante, in senso positivo naturalmente, non è un horror, è un thriller. Diciamo che sembra apparentemente un film sui serial killer, ad esempio. Un genere, un sottogenere piuttosto vasto nella storia del cinema. È un film uscito nel 1997, che però, anche rivisto oggi, a 25 anni praticamente dalla sua uscita, se non di più, perché ormai ho perso il conto degli anni che passano, rimane comunque fresco, innovativo, e soprattutto uno di quei casi in cui ci troviamo di fronte a un film più unico che raro. Allora, diciamo che apparentemente sembra un classico film sui serial killer, ma andando avanti dimostra di non esserlo. Infatti distrugge completamente i cliché del genere, reinterpreta i cliché del genere e ne crea qualcosa di molto più strisciante, molto più raffinato. È un film che proprio ti entra sotto pelle e non ti abbandona più. Il protagonista di questo film è il detective Takabe, che è interpretato meravigliosamente da un caposaldo degli attori giapponesi, ovvero Koji Yakusho. Strepitoso! Allora, questo detective, in sostanza, lui è, diciamo, della squadra omicidi, no? Lui è abituato a lavorare secondo un protocollo molto rigido, molto standard, che lo porta sempre a ottenere successi nella risoluzione di crimini. Tuttavia, avrà una grossa gatta da pelare quando viene messo a capo di un mistero, nella risoluzione di un mistero che coinvolge alcune vittime trovate con la gola recisa a X. Sembra il classico marchio di un serial killer, una firma, la firma di un assassino seriale, effettivamente. In realtà si dimostra come queste vittime siano state uccise da persone diverse, nonostante il modus operandi sia lo stesso e nonostante i colpevoli non abbiano avuto alcuna interazione tra loro. Questo avviene quando, nello stesso momento in cui il detective Takabe entra in contatto con un giovane tormentato che pare aver perso la memoria, ma che allo stesso tempo sembra essere eccellente nella telepatia.
Attraverso una tecnica di ipnosi, infatti, questo ragazzo è in grado di controllare la mente degli uomini. E di più non voglio svelarvi, vi dico solo che è un film geniale. È geniale innanzitutto perché anche banalmente a livello registico, per raccontare questa storia, Kurosawa proprio ribalta la frittata. Ribalta la frittata anche solo nella gestione degli omicidi. Molto spesso nel genere thriller c'è una certa creazione dell'attesa di un crimine. Ad esempio, lo spettatore viene già preparato attraverso la musica, attraverso la regia, che un crimine sta per essere commesso. Banalmente, utilizzando i meccanismi della suspense, Kurosawa non ne usa neanche uno, ma nonostante questo riesce effettivamente a incatenare lo spettatore. E lo fa giocando su quello che agli esseri umani fa più paura in assoluto, ovvero l'ignoto. Ma attenzione, non è l'ignoto in modo sovrannaturale, è un ignoto ben ancorato nel nostro mondo fisico e reale. È un ignoto che è impossibile da decifrare proprio perché non appartiene a una dimensione altra, ma appartiene a tutti noi ed è insito in tutti gli esseri umani. Una cosa che non si può comprendere, non si può spiegare. E quindi il detective Takame, che è un uomo estremamente razionale, si trova di fronte all'ignoto. E questo ignoto, a livello... e lui sbarella sostanzialmente perché tutto quello che ha posto come sicurezza nella sua vita in realtà decade, perché si trova di fronte a situazioni in cui mariti uccidono le mogli nonostante fossero delle coppie molto unite, persone equilibratissime che il giorno dopo uccidono qualcun altro. Quindi Kurosawa, diciamo che si concentra su come l'essere umano abbia un briciolo di male nascosto in sé e che il fatto che non ci sia niente di più spaventoso dell'omicidio commesso da qualcuno a sangue freddo e completamente a caso. Cioè, è una cosa che non t'aspetti. E lo fa anche attraverso la regia. Ad esempio, il film è costruito su piani sequenza molto lunghi e molto spesso a campo largo, no? Sono quasi sempre dei campi quelli che mostra, mai dei piani, dei primi piani, molto raramente. E questo non fa che, da un lato, porre una distanza, una freddezza, ma allo stesso tempo ci rende spettatori di tutto ciò che avviene. E tutto ha, in un certo senso, la stessa importanza all'interno di questo film. Quindi anche un crimine perfettamente connesso nel mondo che sta mostrando. Altra cosa che trovo geniale è l'astrazione totale che Kurosawa ha nello strutturare questo film. Lavora molto sull'astrazione. Ad esempio, banalmente, l'astrazione della dimensione sonora. In un thriller è molto importante la musica. Kurosawa, invece, se ne sbatte. Se ne sbatte e realizza un'atmosfera impagabile attraverso l'esaltazione dei suoni naturali, che siano tipo le fronde degli alberi che si muovono o un mare mosso o ancora una lavatrice in funzione, rumori o le gocce nel lavandino, rumori naturali e artificiali tipici della vita di tutti noi, che vengono esaltati e quindi fanno parte del mondo reale, ma allo stesso tempo raccontano l'ignoto che nel reale è presente. E questa cosa la trovo strabiliante. E il fatto che questo film riesca ad essere agghiacciante e angosciante è superlativo, perché nel farlo Kurosawa ha proprio ribaltato il genere dei thriller sui serial killer, realizzando qualcosa di personalissimo. E anche puntando, ad esempio, sulla lentezza. È un film molto lento, che non significa noioso. È una lentezza che culla lo spettatore, ma allo stesso tempo è pronto effettivamente a sconvolgerlo. È veramente bello. È veramente bello anche nella caratterizzazione dei personaggi. Ad esempio, noi rimaniamo molto legati al detective protagonista, che non è il detective classico, sembra così, ma pian piano è costretto in un certo senso ad aprire la porta nel suo inconscio, ad accettare la sua parte, diciamo, più folle e più incontrollabile.
e ad abbracciare anche l'impulso, se vogliamo, al di là del raziocinio, al di là della logica. È un film che forse non piacerà a tutti perché non è uno di quei film di stampo hollywoodiano dove tutto è servito su un piatto d'argento, dove ci sono spiegazioni per ogni cosa che vediamo, perché non vuole essere questo il film. Il film vuole essere una porta nel lato oscuro della realtà, se vogliamo, e di noi stessi. Attraversarla o meno aspetta solo a noi. Io comunque lo ritengo un vero e proprio capolavoro, ve lo consiglio, quindi fatemi sapere se lo conoscevate già o se non lo conoscevate, se vi piacerebbe vederlo, se l'avete visto o non l'avete visto. Io vi aspetto a un prossimo video, vi mando un bacione, ciao ciao!